Ai microfoni di Radio Cittadella abbiamo Fabrizio Saccomanno insieme a Gianluigi Gerzi. È nato uno spettacolo dedicato ad Alessandro Leogrande che lo vuole raccontare. Come ci avete lavorato? Come l'avete pensato? Allora, all'inizio c'era appunto la voglia di provare a mettere sul palco le parole di Alessandro e anche la sua parabola. Sappiamo tutti che Alessandro prematuramente è scomparso, sappiamo anche che in qualche modo siamo più che convinti tutti noi che sentiamo la sua mancanza, che è un grandissimo intellettuale di statura nazionale ed internazionale, e abbiamo pensato che le sue parole meritavano di essere dette in un'ecclesia, in una comunità, in un momento teatrale per l'appunto, dove non è più ognuno che riflette privatamente sulle parole di Alessandro, ma diventa occasione insieme, noi sul palco e chi sta e gli spettatori, per riflettere sulla potenza vertiginosa delle parole di Alessandro. Per fare questo il passaggio è stato di creare una produzione insieme ai Cantieri Teatrali Coreia, che sono amici storici di Alessandro ed erano sicuramente la compagnia teatrale più giusta con cui collaborare insieme a costruire questo canto. In scena non ci sono solo io mi faccio portatore solo delle sue parole, e ci sono quattro attrici. Qualcuno le ha definite incantevoli e difatti lo sono, che attraverso il canto cercano di dare una sacralità ad alcuni momenti e alcuni momenti dello spettacolo, ma soprattutto ad alcune parole di Alessandro. C'è un libro, uno scritto particolare, cioè a cui vi siete rivolti in modo particolare per poi fare questo lavoro insieme, oppure ad esempio, non so, penso più il personale, magari l'incontro con la madre di Alessandro e possono avervi aiutato, o è un po' tutto questo insieme. Allora, intanto partivamo da un presupposto molto forte, sia io, sia Salvatore, sia Gianluigi Gersi, che Alessandro è il vero protagonista delle sue storie. Lui è riuscito a creare, e ancora spesso non è stata capita, la qualità della scrittura di Alessandro, ha creato un genere nuovo, tra virgolette, un po' mutuato dalla tradizione dei grandi reporter come Rysar Kapuscinski, che lui amava, cioè il protagonista dei suoi libri. Non è solo il fatto in sé, non è il caporalato o non è la frontiera o non è Taranto, ma è sempre Alessandro dentro le cose. Fa un lavoro di carattere sociologico, politico, economico, ma poi c'è il privato, cioè c'è lui che va a incontrare i parenti, c'è lui che dialoga con un prete di periferia per capire le dinamiche del contrabbando brindisino, c'è sempre lui in azione e quindi raccontare la sua vita era raccontare le sue parole, raccontare le sue opere, era un tutt'uno. I libri in realtà abbiamo dovuto solo togliere dei libri, nel senso che ha scritto talmente tanto che non potevamo render conto di tutti i suoi lavori e anche dei lavori che affrontiamo, comunque creiamo degli estratti, dei momenti, come dire, dei precipitati delle sue affermazioni, dei momenti alti delle sue affermazioni. Abbiamo dovuto purtroppo fare a meno di alcuni libri. Il naufragio della Katri Radish è uno di questi e Le Malevite è un altro, però abbiamo seguito una linea. E la domanda che si è sempre posta Alessandro, secondo noi, è come, attraverso la scrittura, tenendo conto che Alessandro non aveva l'ambizione di essere scrittore, ma aveva capito che quello era il suo unico modo per fare qualcosa nel mondo, tutta la sua linea è quella di creare un argine, una diga, è un modo di porsi di fronte alla bruttura del mondo. È quello che ha cercato sempre di fare, sia che parlasse delle periferie tarantine, sia che parlasse di un naufragio al largo di Lampedusa. Il lavoro di consulenza per uno spettacolo così, che vuole essere un ricordo, ma un atto collettivo, no? Di presa di coscienza, come si fa? Insomma, come ha lavorato? Cosa ha preso? Cosa ha scartato? Si è attinto anche alla sua esperienza personale con Alessandro? Quello che abbiamo fatto è un atto dovuto, cioè qualcosa di cui o hai bisogno di farlo oppure non lo fai. Non si fa uno spettacolo su una persona che muore a 40 anni, è una cosa secondo me unica da questo punto di vista, no? Nella storia della letteratura non ho mai visto così celebrare un uomo di scrittura come Alessandro. Se pensiamo a grandi scrittori, non hanno avuto questo grande interesse in pochi anni dalla sua morte. Si sta continuando, fortunatamente, a parlare continuamente con più attenzione e con più cura, no, del lavoro che ha fatto Alessandro. Per cui quello che abbiamo fatto è semplicemente, tra virgolette, qualcosa che sentivamo in dovere di fare, cioè
rispetto a un amico, innanzitutto una persona molto cara, che ha segnato anche un punto di svolta, un punto di rottura, un punto anche, come vogliamo, di cambiamento del nostro lavoro, una persona che, al di là della retorica, che manchi questo ormai, purtroppo manchi e mancherà, non c'è più da pensare a che cosa avrebbe detto, cosa oggi Alessandro poteva dire, questo diventa veramente solo retorica. Penso che abbiamo la necessità e il bisogno di farlo conoscere, ed è uno dei motivi per cui, per esempio, domani qui a Taranto ci sarà uno spettacolo dedicato ai ragazzi della scuola dell'Archita, perché credo che sia questo il vero valore educativo. Alessandro amava i giovani, Alessandro aveva un grande piacere di raccontare ai giovani, di stare con i giovani, Alessandro ascoltava i giovani innanzitutto, e quindi oggi è il momento di restituire qualcosa a questi giovani, cioè cercare di far sentire le parole di Alessandro, farlo conoscere e cercare di capire se questa nuova società che saranno i giovani a costruire può in qualche modo avere anche un'influenza da parte del pensiero di Alessandro. Come è andata la prima, in brevissimo? Beh, siamo nella città di Alessandro, ovviamente c'è una grande emozione, c'è una grande tensione, c'è una grande, anche da parte nostra, desiderio. Abbiamo voluto fortemente venire a fare la prima, tra l'altro la ricorrenza di ieri era i 5 anni della morte, e quindi è andata come doveva essere. È stato un atto molto bello anche questo da parte di alcuni politici, che segnano comunque anche lì un atto molto importante di riconoscimento verso un figlio della regione. Ieri c'è stata la Presidente del Consiglio regionale insieme al Capo di Dipartimento della Cultura, che secondo me significa qualcosa di importante. Spesso si celebra tutto al momento in cui muore qualcuno e poi ci si dimentica, no? A distanza di 5 anni invece si vede che questa cosa invece ha un valore. C'è Nicola Lagioia che giorni fa mi raccontava che ha fatto tanti incontri su Alessandro, però dice: continua a pensare che è strano che un ragazzo così giovane, di 40 anni, che ha scritto tantissimo per il piccolo periodo di vita che ha avuto, venga ricordato così tanto. E persino c'è gente che oggi si mette l'etichetta di dire: lo conosco, era un grande, quando in realtà per tanti anni della sua vita nessuno mai l'ha preso in considerazione.